Amici criptoinvestitori, ben ritrovati a tutti quanti e buonasera. Come mai video e non live? Per chi ancora non l'avesse recepito, io da stasera per un paio di settimane sarò in ferie e quindi ho deciso di lasciarvi con quest'ultima analisi, giusto perché dobbiamo rimanere sul pezzo anche fino all'ultimissimo giorno. E poi non vi nego che c'è la possibilità che ogni tanto da là vi faccio un paio di dirette video, vediamo, non vi prometto niente, ma vediamo. Comunque andiamo a dare un'occhiatina come al solito a Bitcoin, al grafico, alle altcoin. Bitcoin che sta faticando a superare i 50.000, vedo già molto panico, quindi cerchiamo di capire se è giustificato oppure no, quali sono i possibili scenari e quant'altro, il tutto dopo aver guardato un paio di notizie molto interessanti, perché sapete bene che ogni giorno ci sono novità e nuovi aggiornamenti. Quindi come al solito una versione compatta delle nostre solite live. Non perdiamo tempo e buttiamoci subito nella parte di notizie, 5 minuti, aggiornamenti e poi grafici, grafici e grafici. Seguitemi! Come potete vedere dal grafico, i nostri 50.000, il livello chiave che stiamo cercando di attaccare e riconquistare, perché come vedete è l'origine di tutta la parte finale del dump, è stato finalmente riattaccato e per poco tempo anche ripreso, ed era veramente dal dump di maggio che non lo rivedevamo. Tuttavia ieri c'è stata una candela di rifiuto abbastanza decisa, come potete vedere proprio da questo approccio. C'è stato uno sweep dei massimi locali, quindi una spazzata alla liquidità, sono stati probabilmente fillati, quindi eseguiti un bel po' di short, e adesso siamo appunto in fase di un attimo di storno. Certo è che questo storno si può sviluppare in vari modi, può propagarsi diventando quindi un ritracciamento effettivo e rischiando di farci fare dei massimi decrescenti, entrando quindi addirittura nel peggiore dei casi in un canale ribassista. Però è presto, no, per fasciarsi la testa, perché è anche possibile che questo magari è un piccolo ritracciamento che poi ci porta a dare l'ultimo slancio. Tra poco andiamo a vedere quali sono i prezzi che andrebbero a scatenare questi vari scenari ed eventualmente come comportarsi. Ma prima andiamo ad analizzare un paio di notizie e di novità provenienti proprio dal mondo cripto, fresche fresche di giornata. Come sapete, non c'è mai un giorno in cui non succede niente. Allora, la prima riguarda una nuova piattaforma di assicurazione DeFi. Vi tengo aggiornati anche su queste, perché ultimamente è un tema che vedo vi interessa abbastanza. Da quando abbiamo iniziato a parlare anche del mondo Terra, di Anchor, molti si sono interessati, oltre ad utilizzare chiaramente Anchor per ottenere una rendita, perché è una rendita con la R maiuscola, vogliono magari coprirsi dagli eventuali rischi. Allora io vi presento tutte le piattaforme che possono fare al caso vostro. Abbiamo visto Nexus Mutual, abbiamo visto Unslashed Finance e oggi ve ne presento un'altra che è nuova, in realtà non nuovissima, ma io l'ho scoperta oggi, che si chiama Risk Arbor. È differente dalle altre piattaforme assicurative perché se le altre funzionano con una governance, quindi nel momento in cui si va a fare il claim, si chiama, ovvero accade l'incidente, io sono stato danneggiato, voglio rivalermi della mia protezione e vado a fare quello che si chiama claim, dico guardate è successo questo, io ero coperto, voglio essere risarcito. E poi c'è tutta una procedura di voto da parte di una governance che in base agli eventi, in base alle prove e a tutto quello che è accaduto decidono a votazione appunto se risarcire oppure no. In questo caso c'è una differenza, ovvero il risarcimento e tutta questa fase di claim è gestita in maniera algoritmica. Quindi vi faccio un esempio proprio con l'assicurazione su Anchor, che è la prima uscita ed è stata spazzolata, guardate, già quasi del tutto. Siamo al 94% di tasso di utilizzo in un giorno in cui è uscita. Sostanzialmente il funzionamento è basato su oracoli e smart contract che vanno a leggere continuamente il prezzo, ad esempio, di UST e di AUST, per vedere se esce da un range di confidenza, che è quello dell'essere minore
minore di 0,9 USDC, e se succede l'evento è considerato un evento copribile, ecco, dall'assicurazione che copre proprio la perdita del PEG di UST. Quindi non ci sono votazioni o insomma decisioni da prendere da parte di una governance, ma è il contract stesso che dice è un evento pagabile oppure è un evento non pagabile. Interessante poi perché il sottostante, il deposito, insomma, con cui viene pagato poi chi viene eventualmente danneggiato, è in token 3CRV, che è il token LP del pool di Curve con le tre stablecoin USDT, USDC e DAI, e quindi in sostanza si viene pagati in queste tre stablecoin per un ammontare che è pari a quello per cui ci si copre. L'interfaccia è molto simile, perché se ci si vuole proteggere, vedete, si va a definire l'ammontare per cui ci si vuole coprire, che ne so, 10.000, e si va poi a fare cioè ci fa il preventivo e tutto quanto, ci dice quanto costerebbe. Attenzione che il premium in questo caso vale fino, cioè la protezione vale fino alla data di scadenza, che in questo caso è il 1° di novembre, quindi non è annualizzata, poi immagino ci sarà il rinnovo. È una piattaforma ancora nuova, perché c'erano anche dei vecchi pool, questa è quella nuova appunto, e c'è solo questo IUST. Io la seguo perché mi sembra interessante anche proprio per uno scopo di conoscenza, ecco. Poi procediamo e andiamo nel mondo Cosmos. Il mondo Cosmos è un altro ecosistema in cui secondo me la DeFi potrebbe crescere nel prossimo futuro, perché come vi accennavo qualche video fa, con l'upgrade Columbus 5 di Terra viene integrata la blockchain Terra con l'IBC, che è l'Inter-Blockchain Communication Protocol, che è una sorta di protocollo appunto di comunicazione cross-chain che rende cross-compatibili una chain con l'altra. Nello specifico l'IBC fa parte del mondo Cosmos, e il fatto che Terra si integri con l'IBC significa che si può integrare con tutto l'ecosistema Cosmos. Questo è a beneficio anche molto di Cosmos stessa, perché gli arriva la liquidità che c'è su Terra e sappiamo è tanta, soprattutto la forza della stablecoin UST, ormai è veramente importante. Questo è anche a vantaggio di UST e quindi di Luna, perché più domanda di UST significa più Luna bruciati. E quindi ecco, è una sorta di crescita molto sinergica di queste varie chain. Al di là di tutto, di questa speculazione, io ho iniziato a seguire anche il mondo Cosmos proprio per quanto riguarda la DeFi, e oggi vi voglio mostrare Emeris, che è questo asset manager, chiamiamolo, del mondo DeFi Cosmos, simile per capirci a Zapper, Zerion, The Bank, quelle applicazioni che vi gestiscono, vi fanno da dashboard del mondo DeFi di una specifica chain. Solitamente ci sono per Ethereum e simili, ecco. A parte il sito, che è uno dei siti più belli che abbia mai visto, ma a parte questo, l'interfaccia è molto carina. Per adesso si appoggia soprattutto a Osmosis, che è l'unico DEX, il principale DEX. C'è anche Gravity DEX, ma non l'ho ancora studiato bene, mi sembra che non sia ancora completamente attivo, forse è solo in beta, ma invece Osmosis è già attivo e c'è già anche abbastanza liquidità. In sostanza si presenta in questa maniera: io posso gestire il mio portafoglio, questa è una demo, giusto a scopo dimostrativo. Si può andare a fare degli scambi, degli swap, come vedete, tra le varie coin compatibili con il Cosmos Hub, quindi con l'IBC e il mondo Cosmos. Poi si può andare a mettere liquidità nei vari pool, che si possono vedere anche direttamente qua, tac, in maniera molto molto semplice ed immediata. Lo scopo è proprio rendere semplice e tutto in un'interfaccia il mondo DeFi Cosmos, che ripeto secondo me è destinato a crescere parecchio. Poi procediamo con ecco qua ho trovato un tweet, che in realtà è un thread, una serie di tweet che mostrano e descrivono in poche parole i principali progetti in arrivo sul mondo Terra, e secondo me è interessante proprio perché non è noioso ed è un aggiornamento in pillole molto rapido, molto interessante. Abbiamo Mars Protocol in arrivo, che è il Money Market, quindi la piattaforma di lending, ed è la più attesa in assoluto, proprio perché ci sarà la possibilità di depositare ad esempio gli M-Asset, come le stocks
su Mirror e simili, come collaterale per ottenere altra liquidità in prestito, quindi veramente una potenziale espansione importante dei confini già ampi del mondo Terra. Poi c'è Astroport, che sarà una sorta di DEX fatto meglio rispetto a TerraSwap, perché TerraSwap al momento è molto grezzo, con poca funzionalità. Ecco, Astroport punta a diventare quello che è ad esempio Uniswap adesso, con quell'interfaccia molto più gradevole e molto più, come dire, intuitiva rispetto a TerraSwap, che già per vedere gli APR ad esempio del dare liquidità c'è da passare attraverso strumenti terzi. Poi c'è Prism Protocol, che sostanzialmente va a dividere Luna in due token. Il prisma è quello che fa la rifrazione, no? Di un raggio di luce, lo divide nei vari colori, e quindi lì sta proprio la metafora dietro al nome. Metti, depositi Luna e ti divide in due parti questo token. Una parte che è quello liquido, quindi quello stakeabile, e l'altro invece è quello che permette di ottenere gli airdrop e le ricompense. Quindi una parte dedicata proprio al sostegno della chain e l'altra a tutto il resto, diciamo così. Non l'ho capito al 100%, però è anche questo molto atteso. Poi c'è Nebula, una piattaforma di ETF autogestiti, dinamici, che permetterà il ribilanciamento continuo. Quindi io investo in un ETF con dentro, non lo so, Google, Apple e le top stocks tokenizzate, e lui mi ribilancia automaticamente, molto bello. Levana Protocol, quindi token in leva, in sostanza è un equivalente di Alpaca, di tutti quegli tipo Sol Farm su Solana, il farming in leva, ecco, una cosa di questo tipo. Poi c'è Stader Labs, altre minori, insomma non ve le sto a leggere tutte quante perché ci sono veramente un sacco di cose in arrivo su Terra. E il fatto che adesso Terra, con 3-4 protocolli, diciamo, perché abbiamo Anchor, abbiamo Mirror, abbiamo Pylon Protocol, e praticamente sono quelli, ok, i protocolli attualmente in vigore su Terra, abbiamo già comunque un ottimo TVL, e credo veramente che sia destinato a crescere in una maniera pazzesca. Sono molto bullish su Terra. Ultima cosa, prima di andare a vedere i grafici, volevo fare, ecco, vi chiedo anche una cosa: vi interesserebbe un'analisi on-chain, magari periodica, durante le nostre live e magari anche nei video appunto di analisi? Me lo chiedo perché non l'abbiamo mai fatta. Fatemelo sapere nei commenti. In ogni caso, io vi volevo soltanto evidenziare un trend, che è quello della crescita abbastanza importante degli holder di Bitcoin. Qua siamo riferiti a Bitcoin in un periodo che va all'incirca ad un anno. Qua è la categoria 1-12 mesi, anche a scapito degli holder di lunghissimo termine, che in realtà sono sì in crescita, ma in percentuale, perché qua potete vedere il numero in valore assoluto, quindi gli holder sono in crescita, ma in percentuale sono più in crescita quelli di medio termine, chiamiamoli, perché 1-12 mesi comunque è medio termine. Se andiamo a vedere anche questo grafico, che a me piace molto, le cosiddette HODL Waves, qui possiamo vedere come gli holder di lunghissimo termine sono anche loro leggermente in crescita. Quelli di lungo termine sono cresciuti molto, soprattutto da luglio 2020, guardate, fino all'inizio del 2021, quindi quello è stato un periodo in cui molti hanno holdato, presumo, ed così appare dai dati, mentre adesso guardate che cosa succede. Ecco quello che abbiamo visto prima: sono molto in crescita a partire da fine giugno, inizio luglio, gli holder da 6-12 mesi, quindi significa che molti hanno accumulato all'incirca un annetto fa, 6 mesi fa, il che vuol dire da agosto 2020 fino a inizio 2021, periodo di fatto di inizio di questo bull market. Questo comunque ci fa capire che il prezzo medio di carico di questi holder potrebbe essere comunque variabile tra i 10.000 e all'incirca i 30.000. È un
un dato che secondo me vale la pena tenere a mente. Per il resto non c'è, oddio, 3-6 mesi incrementati molto da marzo-aprile, il che poi si trasla in quell'incremento che c'è stato dopo di quelli da 6 a 12 mesi, probabilmente sono gli stessi, e per il resto non ci sono particolari variazioni di dati degne di nota. Ecco, volevo solo mostrarvi anche questo, perché secondo me, ripeto, è un dato in più che ci fa capire che questi 30.000, caspita, ci credo allora che sono un supporto così importante. Se sono stati se è stato il prezzo medio di carico di così tanti holder che sono aumentati così tanto nel tempo, allora ho capito perché è stato difeso così vigorosamente. Dato interessante. Ripeto, ditemi se vi interessa l'analisi on-chain, perché potremmo trattarla anche con maggior continuità. Adesso passiamo ai grafici tradizionali. Ora veniamo ai possibili scenari che Bitcoin ci potrebbe presentare nel prossimo periodo, nelle prossime settimane, soprattutto in base all'approccio, innanzitutto con i 50.000, come abbiamo detto, perché la rottura dei 50.000 ci riporterebbe definitivamente in un'area molto bullish, in quanto è questa zona che è la zona di range dei massimi, per capirci. Se vi ricordate, quando navigavamo da queste parti, che eravamo molto bullish, proprio perché non c'era motivo di essere diversamente, insomma, avevamo un trend fortemente crescente, massimi e minimi crescenti, e volumi comunque sostenuti, fondamentali fortissimi e quant'altro, poi abbiamo avuto la bastonata che invece ci ha riportato un attimino indietro. Però ritornando proprio in quest'area, ci muovevamo all'interno di questo range. Questo era il range che, se avessimo perso, saremmo ritornati un attimo più in fase di ritracciamento, in fase di storno. Abbiamo invertito la struttura che, ripeto, anziché avere massimi e minimi crescenti o comunque più o meno allo stesso livello, diventavano al contrario decrescenti. Quindi questa è la struttura di top che si è verificata, si è confermata nel momento in cui abbiamo perso il low di questo range. Una volta fatto, abbiamo cambiato struttura, ma questo rimane come riferimento, quindi lo propaghiamo avanti nel tempo, perché se poi ritorniamo al suo interno è un po' come riavvolgere, no, il nastro, è come ritornare in quella specifica situazione, in più forti del fatto che abbiamo accumulato in maniera abbastanza spinta a livelli di prezzo più bassi. Quindi è un po' come dire: sì, abbiamo perso inizialmente la struttura, ma poi ci siamo un attimino fermati ad accumulare per poi ripartire di nuovo e recuperare quella medesima struttura con maggior forza d'acquisto sotto, perché qua c'era soltanto della gran FOMO, c'era una crescita esponenziale, e quindi è normale che quando c'è una crescita di questo tipo senza un periodo di assestamento e appunto di accumulazione sufficientemente lungo, poi basta poco, basta una scossa che arriva una bastonata importante, ed è quello che è accaduto. Pertanto, se rientriamo confermando qualche chiusura sopra i 50.000, in particolare anche su time frame più ampi come il settimanale, allora vedete che ritorniamo nella nostra zona bullish, recuperiamo anche quest'ultima resistenza, questo di nuovo è il settimanale, e abbiamo spazio quindi per andare poi ad attaccare direttamente i massimi. In base all'approccio che faremo poi con i massimi si capirà di più le intenzioni future. Abbiamo la possibilità di fare un massimo pressoché identico, quindi un equal high, che sarebbe uno dei migliori casi, ovvio se facciamo direttamente un higher high ancora meglio, ma se facciamo un equal high già è buono, perché comunque noi andiamo poi a cercare di conseguenza il low, e se questo, come è probabile che sarà, perché fare un equal high del genere e poi ritornare a fare minimi uguali, insomma, richiede un altro dump del 50%, se invece facciamo minimi crescenti, quindi un higher low, allora vedete che diventa ancora più un'accumulazione anche su larga scala, quindi partendo da qua diventa tutta una fase di ritracciamento
potenziamento barra accumulazione che potrebbe fare quindi da base, da mega supporto per il movimento successivo rialzista. Al contrario, se invece adesso non riuscissimo a recuperare i 50.000 e andassimo a dirigerci alla ricerca di un low, la situazione potrebbe peggiorare un po'. Innanzitutto perché abbiamo un forte rifiuto di una resistenza. In seconda battuta perché abbiamo un lower high confermato. Quindi, in base poi a dove troveremo il low, si può sviluppare una diversa serie di scenari. Quello migliore ovviamente è che magari facciamo soltanto una piccola flessione, poi ripartiamo e allora nulla ci preoccupa perché ritardiamo soltanto il recupero dei 50.000. Invece uno scenario peggiore potrebbe essere andare a cercare un low che poi è un equal low, quindi andiamo di nuovo ad attaccare i 30.000 e dintorni, il nostro prezzo di supporto che abbiamo visto anche prima on chain. Fare così, arrivarci di nuovo da un high più basso, ci farebbe arrivare lì con minor forza e quindi la possibilità poi di perderlo diventa magari più alta, c'è maggior rischio. E quindi diventa una sorta di triangolo ribassista, per capirci, oppure una specie di teste spalle, insomma un costrutto di offerta predominante. Allo stesso modo, se adesso scendiamo e troviamo invece un high più alto, che è un po' simile al caso che abbiamo visto prima, invece ci troviamo in uno scenario simmetrico che poi bisogna decidere dopo se rompere a rialzo o a ribasso. Tutto questo per dire che secondo me non è il caso adesso di preoccuparsi più di tanto di un esito o di un altro. Guardate anche i volumi, come sono in contrazione. C'è un po' di diffidenza da parte del mercato ed è la stessa che ho io, perché il primo segno ovviamente sarebbe o la riconquista dei 50.000 o la perdita dei 44, che guardate è un livello di supporto di breve che se lo perdiamo, vedete abbiamo comunque un po' di test, se lo andiamo a perdere potrebbe propagarsi, no? Potrebbe squizzare e propagarsi abbastanza anche su una scala maggiore e quindi il rischio definitivo, secondo me il rischio più grosso è perdere i 39.000, perché se perdiamo i 39.000 rientriamo qui dentro e quindi lo stesso discorso che abbiamo fatto poco fa con il range dei massimi, quindi ritornare bullish perché ritorniamo a giocare con questa struttura, vale con il range dei minimi, quindi ritorniamo più bearish perché abbiamo un lower high e abbiamo stiamo ancora giocando appunto nella struttura dei minimi e quindi insomma secondo me lo spettro di probabilità alla fine di un esito bullish o bearish purtroppo volge ancora di più a favore del bearish. Il succo è che non è un movimento veloce questo, perché dopo un'estensione del genere e un dump del genere del meno 50% in poco tempo serve un segno molto forte per ritornare bullish, proprio perché abbiamo una legnata fortissima, un meno 50%, e questa direzionalità permane, lascia un'impronta fino a che non c'è una prova contraria abbastanza forte da dirmi siamo ritornati di fatto bullish. Ma non è una cosa che succede dal giorno alla notte e ripeto, la prova potrebbe essere, o meglio la prova vabbè di fatto ce l'abbiamo se facciamo un higher low e un higher high, perché abbiamo una struttura rialzista, ma una maggior probabilità di andare in quella direzione lì sarebbe quella vista poco fa, quindi equal high e poi higher low, oppure comunque il recupero innanzitutto di questa zona. Per il resto conviene, ripeto, stare a vedere, perché prendere posizioni in maniera affrettata avendo paura di perdere chissà quale treno, che tanto Bitcoin non scappa, ok? Se siamo investitori non dobbiamo ragionare su queste cose, se siamo trader non dobbiamo farci ingannare dal singolo movimento, ce n'è in continuazione di movimenti e rischiamo, se noi agiamo troppo presi dalla frenesia, di entrare in un falso movimento e sì, di farci male. Poi, per quanto riguarda invece le altcoin, le principali protagoniste in questo periodo sono Cardano,
che è bullish, come ormai diciamo da un po' di tempo. Abbiamo visto che ha fatto il suo break and retest qua, al momento è in fase rialzista, è estesa. Ovviamente ingressi in questo momento hanno poco senso, c'era stata un'occasione proprio pochi giorni fa e tra l'altro l'avevamo anche evidenziata durante una live. Al momento insomma è in una situazione, ripeto, molto bullish, quindi in una fase di lateralità più duratura o ritracciamento ci sarà magari occasione di fare un altro buy the dip ben protetto. Per il momento uno stop sensato per una posizione comunque presa in questi termini è proprio sotto i 4900 satoshi circa, parlo di una posizione presa su questo retest. In caso di chiusura qua sotto andiamo a fare di fatto un falso breakout e invertiamo quella che è la struttura che sembrava essersi creata. Poi BNB è molto forte anche lui in questo periodo, sta lottando con questo high, questi 10.000 satoshi circa, 100.000 in realtà, e se li dovesse rompere in maniera definitiva, quindi andando ad attaccare questi altri high, ci può stare un entry poi su un buy the dip alla fine, sul primo ritracciamento un po' interessante. Mi piacerebbe vedere che si formano delle zone di liquidità, quindi un po' di shadow qua sotto, proprio per andarci a pescare, ecco, altrimenti il primo supporto rilevante rimane comunque questo, eccolo qua, che avevamo segnato ed è rilevante anche su un time frame settimanale, lo possiamo anche estendere un pelino fino a 95.000 satoshi. Poi Ethereum, vediamolo un po' come è messo Ethereum. Allora Ethereum sembra che stia un po' stornando qua dentro e è all'interno di quella che può essere considerabile un entry, ok? Con stop qua sotto. È una posizione molto larga finalizzata a chi punta a una possibile continuazione rialzista oppure un take profit al limite qua sul top locale. Certo non è una posizione di scalping, è un trade molto più di ampio respiro e di lunga durata. Di altre altcoin abbiamo, vabbè, Avalanche che è iperesteso, ne parliamo da un po' lato fondamentali, ma lato proprio speculazione secondo me è intoccabile. Poi abbiamo di nuovo Luna che è molto carico anche lui in questo periodo e sembra essere nel pieno di una situazione di accumulazione. Vediamo, questa seguiamola perché potrebbe essere interessante. Per il momento sembra proprio un triangolo simmetrico, quindi si potrebbe riprovare a pescare da qua per chi vuole un trade molto aggressivo con stop loss qua sotto, magari anche qua sotto, sotto a questa piccola shadow per stare un po' più larghi. Comunque abbiamo un rischio rendimento discretamente favorevole, soprattutto se poi c'è continuazione rialzista. Queste sono direi le principali altcoin volevo dire, e se guardiamo la dominance su time frame giornaliero per avere un'idea del mercato altcoin in generale, vedete siamo un attimino in stasi, ma se poi ripartiamo a ribasso le altcoin potrebbero veramente continuare ad aumentare la loro dominanza contro Bitcoin e quindi continuare il loro bull market o alt season, comunque la si voglia chiamare. Amici, direi che questo per oggi è quanto. Come sempre, se avete qualcosa da dire ditemelo nei commenti. Io per adesso vi saluto e vi dico ci vediamo il 10 di settembre, che è il giorno del mio ritorno, ma ripeto, non escludo che potrei comparire così a random un paio di volte anche durante queste ferie. Magari c'è brutto tempo, magari mi mancate troppo, lo so che poi finirà così, perché a dir la verità io non lo so, un po' mi mancate quando non faccio video, e quindi io vi faccio un carissimo saluto e ci vediamo molto presto. Nel frattempo fate i bravi.